Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata di Belluno Economia. È tornato a svolgersi in presenza dopo i lunghi mesi di restrizione a causa della pandemia a Periceo, il format ideato dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Belluno Dolomiti per raccontare storie di successo imprenditoriale. Protagonista è stato in settimana Marco Nocivelli, presidente e amministratore delegato di EPTA, la multinazionale specializzata nella refrigerazione commerciale presente nel bellunese con lo stabilimento EPTA Costan di Limana, uno dei simboli del manifatturiero provinciale. Ascoltiamo quindi la sua storia. Come famiglia siamo una famiglia alla seconda generazione, quindi per me è stato un passaggio di consegne fra quello che era l'esperienza di mio padre e di mio zio che avevano fatto un grande impero e che era stato molto importante nella parte degli elettrodomestici e una staffetta, diciamo, generazionale con me che ho ripreso le redini di questo grande gruppo, ma nella parte specializzata della refrigerazione commerciale, perché questo gruppo che era cresciuto per acquisizione aveva nel 1986 acquisito Costan, cioè la più grande realtà della refrigerazione commerciale nel territorio italiano, che è qui a Belluno, e che poi aveva sufficientemente sviluppato con altre acquisizioni anche in altri territori. Nel 2000 avviene un fatto che provoca la separazione delle due famiglie, quella del mio papà e quella di mio zio. E io mi do anima e cuore alla crescita della parte della refrigerazione commerciale. Entro come amministratore delegato della Costan, poi faccio un'esperienza come responsabile di tutta la parte after sales del gruppo e mi dedico allo sviluppo verso l'esterno per far crescere l'azienda. All'epoca eravamo già molto grandi, facevamo 400 milioni di fatturato, però abbiamo deciso di espandere ulteriormente, quindi io ho fondato due aziende, una in Turchia e una in Cina per espandere i nostri mercati, ma anche promosso le acquisizioni che abbiamo fatto, ne abbiamo fatte quasi 13 negli ultimi anni, e in particolare una joint venture con un'altra famiglia che si chiama Triglio Godino, che è con noi ormai, che detiene il 20% del nostro capitale. E adesso, a anni di distanza, perché naturalmente dal 2000 al 2021 ci sono 21 anni di distanza, siamo prossimi al miliardo di fatturato, con un risultato che è stato positivo anche l'anno scorso, anno molto duro per via del Covid, in cui ci avevano fermato le fabbriche per un mese, ma noi, grazie all'aiuto di tutte le persone che si sono impegnate, che hanno fatto team, che sono riusciti a dare quel servizio che il cliente vuole, grazie a questo impegno, grazie a questa dedizione, siamo riusciti a risollevarci dal momento della chiusura e a raggiungere il nostro obiettivo, e abbiamo in linea di mira il miliardo di fatturato, il double digit EBITDA, come lo chiamo io, cioè una profittabilità tale da poter dare la sostenibilità dell'azienda anche nel lungo periodo, perché l'azienda ha bisogno di poter fare utili per poter investire, per poter migliorare i propri prodotti, per poter avere dei prodotti che i nostri clienti apprezzano. Un'occasione per Nocivelli per affrontare molteplici temi legati all'imprenditorialità. Fra questi non è mancato un riferimento al capitale umano. È chiaro che le aziende sono fatte di uomini, e quando si dice che sono fatte di uomini si dice la passione delle persone e si dice anche la responsabilità, perché le persone sono anche famiglie che sono dietro alle persone che agiscono e che vengono in azienda e che dedicano parte importante della loro vita. Noi abbiamo 6.000 persone nel mondo. Di queste 6.000 persone, più di un migliaio sono qui sul territorio e quindi siamo responsabili di un migliaio di famiglie. Vogliamo sempre fare in modo che queste famiglie possano andare avanti, e noi crediamo fortemente che possano loro darci la passione e noi impegnarci in modo da avere degli investimenti che facciano crescere e dei prodotti che soddisfino le esigenze dei nostri clienti. L'importanza di ascoltare tutti, questo è molto importante, e per farlo cerchiamo anche di investire sul territorio. Investire vuol dire investire sia nelle persone, nelle scolarità delle persone, ma anche nella bellezza, tutto sommato. Noi abbiamo fatto una collaborazione con Villa dei Vescovi qui
diciamo non qui a Belluno, però nella regione Veneta, per ricordarci anche l'attenzione al territorio. Intensa è anche l'esperienza di Nocivelli in campo associativo. È stato presidente di Assofottech, l'associazione italiana costruttori, macchine, impianti, attrezzature per la produzione, la lavorazione e la conservazione alimentare, e Assocold, costruttori italiani di tecnologie per il freddo. Dal 2019 presidente di Anima Confindustria, l'organizzazione industriale di categoria del sistema Confindustria che rappresenta le aziende della meccanica. A Periceo ha rappresentato infatti un ulteriore momento di confronto dove ribadire ancora una volta la centralità del comparto meccanico per la provincia di Belluno. Sicuramente la meccanica, ricordiamoci una cosa, l'Italia è il secondo produttore di meccanica in Europa, è appena dietro la Germania, che pure fa il doppio di noi in termini dimensionali, di numero di persone, no? E molto spesso le macchine tedesche sono fatte con la componentistica italiana, quindi vuol dire che la nostra capacità è una capacità importante. Questa capacità va preservata, bisogna cercare di tenerla e svilupparla, e bisogna anche far capire che non è un mestiere povero di secondo grado, è un bel mestiere. Certo, ci vuole tanta passione. È anche un mestiere diverso, non è più piegare solo lamiere, è programmare macchine, è guardare in avanti e fare cose belle anche per i nostri clienti, naturalmente. Ma cosa significa fare impresa in provincia di Belluno? Una volta mi hanno fatto una domanda se era diciamo una strategia o una utopia, no? Perché non è facile. E io dico che per certi versi sono molto testardo, quindi sono convinto che quando si fanno le cose bisogna farle con grande determinazione, con grande volontà di fare le cose per bene. Qui nel territorio credo che ci siano grandissime possibilità, tra l'altro con la nuova idea anche dello smart working è una possibilità incredibilmente elevata. Naturalmente bisogna fare in modo che le infrastrutture, in particolare le infrastrutture relative all'internet, quindi alla comunicazione, siano adeguate. Perché se non ci sono queste infrastrutture, il rischio è che le competenze fuggano e non restino. Fra i vari temi discussi dall'imprenditore, anche la pandemia, con le sfide per la ripartenza. Il Covid ci ha sconvolto la vita, ci ha fatto cambiare tutto, perché siamo stati per tanto tempo rinchiusi, non abbiamo avuto la capacità di vedere. Bisogna però essere ottimisti, perché il recovery è una quantità di denaro impressionante, e quindi con le buone idee, con la volontà di fare, io sono assolutamente convinto che possiamo ritornare e fare anche meglio. Bisogna stare attenti a fare in modo di utilizzare bene queste risorse, e qui la parte politica naturalmente gioca un punto essenziale. Un'iniziativa, quella ideata dal gruppo giovani di Confindustria Belluno Dolomiti, tornata a svolgersi in presenza per raccontare le storie di imprenditori e manager che hanno fatto la differenza per l'Italia e il nostro territorio. Siamo contenti di essere tornati, siamo contenti di esserci sempre stati. Il mondo si è fermato, il gruppo giovani Confindustria non si è fermato, quindi abbiamo potuto continuare ad avere una volta al mese dei grandi imprenditori, dei grandi amministratori delegati che si sono confrontati con i nostri ragazzi. Credo che così come è stato un anno di grande riflessione all'interno delle aziende, perché tutti noi imprenditori ci siamo interrogati su cosa sarebbe stato il dopo, ecco, credo con un po' di presunzione che come gruppo giovani imprenditori abbiamo favorito questo, mantenendo attivo, diciamo, quel collegamento, per quanto digitale, ma tra di noi e tra chi ci ha preceduto, quindi con queste grandi personalità, con queste grandi esperienze, e ci ritroviamo oggi tutto sommato a festeggiare, perché dopo un anno siamo un po' migliori. Abbiamo concluso quindi anche questa puntata di Belluno Economia. Io vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.